Sì, è stanco. Io credo, sono andato, mi dispiace per un momento. Io avevo il privilegio di andare, due posti per creare un io avevo il privilegio di andare a Monteverdi quest'anno, dove Giovanni ha trovato un corridoio. E io pensavo subito, come stanno dicendo, perché la descrizione è Valafrido, no? Valafrido? Valafrido. È più o meno come quello di Grimoire. L'esperienza è più o meno lo stesso. Che lui aveva una chiesa privata, io credo grosso. E allora deve pensare su una scala di mezzo, prima. E deve pensare un po' sui cambiamenti che ho descritto qua, primo punto. Cambiamenti, allora, dolorattico, che si vede lì, proprio nel territorio di Monteverde. Si vede l'uso di una macchina per fare calcare. Cioè un investimento a un punto nel nono secolo sicuramente, se Federico è d'accordo e stai contento con questo. Se questo è chiaro, forse non questo investimento non è dal Valafrido, ma dal secondo e terzo fase che io sto descrivendo ora. E nella zona fuori, ma l'impatto di questi cambiamenti che si vede quando c'è più donatori più piccoli, all'aristocrazia più piccoli, cioè nel secondo quarto del nono secolo, quando c'era una turbolenza politica, si vede che cosa avveniva. Nel nono. Nel secondo quarto del nono secolo. Falciare. Sì. Falciare fossato. Sì. E si vede un investimento più forte di quello. Un controllo sempre più pesante. Sì. Forse nello stesso periodo che a Poggio Cavolo fanno il muro di Cinta la prima chiesa. Cioè un cambiamento da un sistema politico, un sistema economico, a un sistema economico. Io ho anche un'altra impressione, che tutte queste palizzate che noi ormai stiamo trovando, questi grandi... Vuole questo? Mi dispiace. Questi grandi fossati, queste grandi palizzate sempre più consistenti che dagli scavi stanno uscendo, l'impressione che non sia solo una difesa dall'esterno, ma sia anche una difesa all'interno dello stesso villaggio, cioè chi detiene il potere economico e sulle persone si difende dagli stessi contadini che abitano fuori dalla palizzata, ma che stanno nel suo villaggio. Perché altrimenti non ci sarebbe motivo di costruire queste, investire in queste fortificazioni così forti. È un periodo, sì, di confusione politica, a alto livello ma anche a basso livello. Io penso che, e così esce fuori il mio animo marxista, penso che il nono secolo sia il periodo più duro per la popolazione, per i contadini, in assoluto. Come c'è anche qui secondo me, cioè c'è un controllo fortissimo della gente, dove anche i contadini liberi sono liberi teoricamente, nella pratica sono uguali ai servi, hanno gli stessi obblighi, gli stessi doveri, eccetera. La fase di nono di San Vincenzo è fantastica, perché è un enorme complesso economico dove si concentrano tutte le attività artigianali, e sono le stesse attività che ritroviamo poi concentrate nelle parti distintive o dominici, quelle fortificate dei villaggi che stiamo scavando, non fuori. Io infatti sarei curioso, ora purtroppo non lo so, non, mi sa che non lo scaverai te perché fai altri scavi, ma sarei curioso di vedere lo scavo dei servi del monastero, o di chi è legato, il villaggio dei servi, o di chi è legato a lavorare per il monastero. Sarei molto curioso di vedere in che rapporto sta con il monastero. E comunque, Richard, cioè, l'interpretazione che dai di un palazzo ducale è straordinario, è veramente, veramente affascinante, è molto affascinante. Io credo che non posso
risposta al tuo argomento è ottimo, è più vicino ora. In questa officina si vede chiaramente un cambiamento incredibile, un aspetto molto postmoderno dentro qua. Nel livello del secondo metà, più o meno 840 fino a 881, qui ci sono un sacco di selce e due asce neolitici dentro qua. Uno asce è stato proprio nel tetto di questo edificio quando è stato bruciato in 881. Questi sono chiaramente i talismani. E se tu studi questa roba nel mondo contadino dell'Ottocento, c'è una bellissima collezione Bellucci a Perugia, si vede che questi sono amulets, non conosce la amuleti contro i fulmini. Hanno pensato che questi selci era proprio il punto di fulmine. Perché hanno raccolto questa cosa? Perché a momenti di crisi hanno pensato dove c'era un cambiamento della vita, precisamente la cosa che tu stai dicendo, a questo momento dove c'era una crisi, un cambiamento nella vita normale, hanno utilizzato come protezione. Cioè, nella seconda metà del nono secolo, si sente qua un cambiamento nelle società, fabbricando le cose dentro, proprio accanto le più grandi chiese, con tutti questi elementi apotropaico, conosciuto dal periodo. Qui è pieno di questi elementi pagano per controllare il tempo, perché c'era un nuovo ritmo per i contadini, mi pare, quelli lavorando qua hanno avuto un paura di questo fatto. Precisamente una vita più dura del nono secolo che tu dici. Si parla tanto di rinascenza carolingia, la rinascenza carolingia ha un prezzo peso, è questo che vediamo nei nostri cantieri, ma che si vede anche qua. Io infatti, poi passo la parola a Giovanna, perché io infatti sarei molto curioso di vedere lo scavo del villaggio, che spero prima o poi qualcuno scavi, perché quello che mi farebbe piacere è vedere la differenza banale di alimentazione tra i monaci, scavate le cucine, fate l'analisi sui pavimenti, cioè, e il villaggio. Perché secondo me il cibo, l'accesso alle derrate alimentari, una cosa che penso e scrivo da tempo, è uno dei più grandi marcatori di differenza sociale. L'oro sarebbe banale, i metalli preziosi sarebbe banale dirlo, però dal punto di vista degli indicatori archeologici, del registro archeologico, perché l'oro non si trova più. Loro si ricicla, passa di mano in mano, cioè non si ruba, eccetera. È proprio l'alimentazione. Sarei veramente curioso di vedere la differenza fra cosa mangiano i monaci e cosa mangiavano nel villaggio e nella diacronia del villaggio, diversi consumi legati al monastero. Un'altra cosa che mi incuriosirebbe, queste sono lucubrazioni, tutto il prodotto agricolo, tutte le derrate prodotte nelle terre donate al monastero. Servono solo all'alimentazione del monastero, dei monaci, oppure vanno verso i mercati? Perché è anche un periodo in cui, sì, sono economie chiuse, ma c'è un mercato. Non avresti tutte quelle monete se no in giro. Non li troviamo nell'interno, perché troviamo pochissime nei contesti di nono e decimo, ma qui ce ne sono tanti. O forse questo stesso diventa un luogo di mercato a un certo punto. Attività ci sono. Oppure, non so, Grimoaldo,
o dopo i monaci, magari via Volturno o via strada, esportano questi i raccolti dei campi verso i mercati urbani, magari verso Benevento, chissà dove. Cioè, questo è un altro dei punti che mi piacerebbe, perché intorno al discorso dell'economia, ieri ne parlavi, quando parlavi di Doresta, di Ribe, eccetera, eccetera, e a questo punto il dibattito, perlomeno per quanto riguarda l'alto medievo italiano, gira intorno proprio alle economie alto medievali. Sauro Gerichi ha aperto un grande spiraglio scavando a Nonantola e scavando a Comacchio. Lui ad esempio vede questa strategia longobarda di questa rete di monasteri potenziata, che sono vere e proprie imprese economiche, come più tardi Castelli, no? E vede Comacchio come ponte per lo smercio dei prodotti e anche per l'importazione nel nord Italia. Poi la Carolingia diventa Venezia, fanno fuori Comacchio e diventa Venezia. Lui vede questa strategia politica ed economica dei Longobardi sul del nord, no? Nell'interno noi ancora i monasteri l'abbiamo scavati pochi. C'è questo di Giovanna, spero dia risultati notevoli in questo senso. Io il prossimo anno comincerò a scavarne uno, ma fondato agli inizi dell'undicesimo secolo, non prima, quindi non so. C'è San Salvatore a Montagnata, ma non si può, per ora non ci sono stati scavi di questa estensione o di questo livello. Cioè, collocare bene il ruolo economico di questi monasteri in quello che è un cambiamento grosso a livello storiografico, a livello storico, economico e politico dell'Italia, che si lega strettamente anche alla riformazione, alla rinascita della città, perché la città fondamentalmente è tra nono e decimo che comincia a riemergere, no? Queste sono cioè, le mie considerazioni, forse un po' confuse, eh? So se... Ma mi è aumentata la febbre, mio fratello. No, di questo tanto noi ne avevamo già parlato quest'estate, cioè su Monteverdi, che è stato tirato in ballo insomma più volte, c'è intanto un primo problema, che è quello della strategia di scavo, perché queste tue ipotesi sono bellissime, condivisibili, però tu hai avuto l'opportunità di avere una vasta area di scavo dove insomma si sono raccolti tutta una serie di dati. Monteverdi, insomma, lo sappiamo, ne abbiamo parlato più volte, cioè uno scavo difficile, perché il corridoio è stato trovato quasi per un caso, cioè se dovessi narrare tutta questa serie di episodi successi nei 3 anni di campagna di scavo, insomma, anche noi abbiamo avuto le varie fasi, il padrone della casa, i signori che sono venuti anche loro a indicarci le zone, eccetera. Sebbene anche te la grossa difficoltà, perché poi in realtà noi abbiamo trovato un tratto, un 30 metri di un corridoio, molto simile a quello di San Vincenzo al Volturno, il quale corridoio insiste su una struttura precedente. Il corridoio è databile al IX secolo, però noi non abbiamo questa precisione di datazione, cioè quello che voglio dire è che su Monteverdi bisogna andare più cauti per certi versi, no? Perché poi tu sai benissimo, anche quest'estate ci siamo divertiti molto, perché abbiamo continuato a scavare, c'erano tutti gli elementi perché questo corridoio continuasse in una direzione, siamo andati sicuri a scavare in quella direzione, convinti di trovare il prolungamento del corridoio, non abbiamo trovato assolutamente niente, quindi probabilmente il corridoio girava. Poi è venuto a trovarmi Richard, abbiamo passato una bella mattinata, eravamo... A quel punto era già chiuso lo scavo, c'era Irene e Francesca Paris, e con lui ci siamo inerpicati nei terrazzamenti sopra dove passava questo corridoio. E in quel caso Richard ha svolto il ruolo della signora di San Vincenzo al Volturno, dicendo: sicuramente la chiesa è su questi terrazzamenti. E eravamo convinti tutti e due, perché la posizione era quella, era ottima, era vicino... Il corridoio era sotto, portava sopra questi terrazzamenti dai quali si dominava tutto, da lì si vede addirittura fino al mare, a Follonica. E abbiamo detto: è qui, sicuro. Ci siamo anche fatti la fotografia quel giorno, in quel punto. Poi il giorno dopo avevamo a disposizione la ruspa, quindi ho detto: benissimo.
senza nessun tipo di strategia, avevamo l'ultimo giorno a disposizione di Ruspa e abbiamo completamente, perché avevamo il permesso del proprietario dell'altra area, fatto delle trincee enormi, che io credo dal cielo sembrava Nazca, una cosa del genere. Cioè abbiamo scavato tutti sistematicamente i terrazzamenti fino a, oltre al di sotto del suolo vergine, non abbiamo trovato traccia della nostra chiesa che cercavamo e che c'erano tutti gli elementi che fosse lì. Quindi lì a Monteverde è difficile, noi abbiamo solo la punta di un iceberg, cioè rispetto a quello che noi vediamo di San Vincenzo al Volturno, abbiamo una preesistenza e non solo, ma ci sono anche, c'è un altro dato abbastanza inquietante, che noi poi abbiamo un abbandono di questo corridoio sicuramente all'inizio del X secolo, cioè sembra che una parte di questo monastero sia stato costruito e poi abbandonato precocemente, quindi questo è il primo dato. L'altra differenza è che noi sì, qui abbiamo degli attori paragonabili benissimo a, e che rientrano benissimo nel modello che ci ha dato Richard, perché non solo c'è Valfredo che era un aristocratico di altissimo livello pisano, ma c'era anche il cognato e un altro amico di loro che venivano dall'altissima aristocrazia lucchese, ricchissimi, con patrimonio in tutta la Toscana, in Corsica, e quindi potrebbe funzionare benissimo, cioè, e credo che può assolutamente funzionare questo modello qui, però il problema è che noi non abbiamo più fonti, cioè un monastero che ha delle fonti documentarie eccezionali tra, diciamo, gli ultimi decenni dell'VIII e i primi vent'anni del IX secolo. In quel periodo lì noi sappiamo tantissimo, sappiamo con chi questo monastero era in contatto, quanti monaci c'erano, che cosa donò Valfredo al monastero nel momento della fondazione, e c'è poi addirittura la vita di Valfredo, il fondatore, uno dei fondatori del primo abate, che diventa santo, vita che viene poi scritta dal nipote all'inizio del IX secolo. E, però poi il problema è che le tracce nei documenti si perdono totalmente di Monteverde, cioè noi la prima traccia ce l'abbiamo nel 973, quella sicura. E che cos'è? È una donazione in cui gli aldobrandeschi, perché a quel punto siamo già al momento della formazione delle signorie territoriali, gli aldobrandeschi, parlando dei loro possedimenti, queste sono cose insomma, che anche Roberto conosce molto bene, mettono Monteverde, il monastero, all'interno dei loro possessi. E non si capisce ancora, ci sono ipotesi contrastanti, cioè non si capisce se a quel punto il monastero era già in un momento di decadenza e quindi rientrava dentro i domini degli aldobrandeschi, o era un'aspirazione degli aldobrandeschi a ipotizzare, a dire che questo monastero fosse di loro pertinenza e quindi avesse un potere. Per cui i problemi sono un po', per il momento credo, finché non andiamo avanti, e questo in relazione alla strategia, perché poi tutto questo ipotetico grande monastero alto medievale di Monteverdi, che tra parentesi non è mai poi stato considerato nella sua importanza da un punto di vista soprattutto economico, proprio dagli storici, perché sappiamo bene che Cinzio Violante, un grande storico che conosceva la presenza dei documenti eccetera, ha sempre dato un giudizio negativo di Monteverde, cioè ha sempre detto sì, esisteva questo monastero, però non ha mai inciso nella politica, nell'economia del territorio, nell'alto come nel basso medioevo. Questo anche perché è un monastero alto medievale che poi è scomparso definitivamente, insomma ne abbiamo ritrovato un po' le tracce. Questo quindi, e appunto vi dicevo, la strategia è difficile perché io mi muovo tra proprietà diverse, quindi io magari ho delle tracce evidenti di una possibile villa romana, di quello che è al di sotto di dove ho trovato il corridoio, ma c'è un proprietario che mi impedisce di scavare. Quindi, oppure da altre parti dove potrei scavare magari hanno già fatto le sottoscavazioni per delle case, quindi è una strategia forzata la nostra e in questo caso risulta difficoltoso. Semmai può essere interessante allora vedere appunto il caso di Donoratico. Ora tante cose sono nelle mani, diciamo, di Federico che sta studiando la ceramica,
Però appunto a Don Oratico noi abbiamo già una fase di VIII secolo che è abbastanza consistente, cioè c'è già una riorganizzazione, diciamo, dell'assetto di Don Oratico. Questa è una cosa che proprio ultimamente ne avevamo parlato con Marco, cioè ci sono già delle divisioni interne, ci sono già delle capanne con dimensioni simili, eccetera. Però evidentemente è proprio nel corso del nono. Ora, noi non abbiamo la possibilità di dire secondo quarto, terzo quarto, cioè il C14 e la ceramica ci dà un contesto, diciamo, di metà nono, la macchina da Malta potrebbe essere una metà nono. Quindi effettivamente noi abbiamo questo, però anche lì bisogna verificare bene, perché tutta quell'enorme quantità di ceramica che te, Richard, hai visto quest'estate, che è il frutto di ripulitura di una grande capanna, sono tanti strati sovrapposti, bisogna poi vedere, questo lo vedremo proprio con il lavoro di Federico, se si tratta poi di strati formatisi in un tempo ristretto oppure in un tempo prolungato, perché c'è la ceramica molto simile, bisogna vedere se attacca, eccetera. Quindi a Monteverde ci potrebbe anche essere il caso di un grande impulso economico in un certo momento, cioè la fase di VIII e una prima metà nono, a cui poi segue una possibile recessione, tra virgolette, non lo so, un cambiamento comunque che va capito. Quindi questa è in sintesi il problema, diciamo, di Monteverdi, che lascia aperte ancora oggi tutta una serie di cose, tant'è vero che noi poi abbiamo abbandonato ora lo scavo nel monastero alto medievale, perché non possiamo scavare altro dopo tutte le nostre trincee, eccetera, e siamo nel monastero basso medievale, che è lontano e quindi difficilmente paragonabile a quello. Quindi questo di fatto. Ecco, una domanda però, in relazione al corridoio della prima fase, no? Quindi tu dici che c'è questa viabilità, no? Che va dal palazzo ducale alla chiesa. Ecco, quindi ha un valore, cioè gli rimane ancora questo valore legato anche alla liturgia, o secondo te ha solo un valore di passaggio, di camminamento, diciamo, di potere dal palazzo ducale alla chiesa? Perché i corridoi, insomma, sappiamo bene che fino ad oggi sono sempre stati interpretati, lo stesso Marazzi nelle sue ultime cose interpreta il corridoio, lui dà anche un'altra parte di ipotetico corridoio sull'altro lato, faccio l'avvocato del diavolo in questa situazione, e dà un'interpretazione più legata alle processioni liturgiche, e se non mi sbaglio la stessa chiesa che viene messa davanti al ponte nuovo è legata un po' simile alla situazione di la Novalesa, dei vari oratori di Novalesa, Centula o pochi altri, perché ce ne sono pochi, un Musta, insomma, di corridoi liturgici, cioè che significato avrebbe nella prima fase? Perché nella seconda mi sembra sia chiaro, no? Sappiamo dei testi cronici, i vari cronici, che c'era proprio cicli, proprio passaggi tra un altare a un altro. Sappiamo questo in teoria. Nessuno, cioè, è indicato in precisione, in termini spaziali, dove c'era un altare e dove c'era un altro. Sappiamo sicuramente soltanto che nella chiesa c'erano vari altari, non soltanto uno, ma parecchi. Questo è il primo punto. Cioè abbiamo uno schema ideale per un circuito di altari in parecchi monasteri di questo periodo. Novalesa, Nonantola, Centula in Francia è uno forse più famoso in questo caso. Qui, per dire la verità, sappiamo soltanto, mi pare, che questo corridoio qui, fino alla fine, era più o meno vuoto. Non c'era niente tra questo punto e quello dove c'è un portone e nell'ultimo 10 metri.
Nell'ultimo 10 metri c'era chiaramente un elemento, una stanza molto particolare, perché sotto le banchine ci sono questi piccoli volte per mettere giù, mi pare, un tipo di ceramica con un fuoco dentro. E questo, mi pare, è il warming room, il proto sala di consiglio. Altrimenti non c'è niente chiaro nei altri corridoi fino qua. Questo è molto importante, perché qui io credo c'era una grossa tomba dentro qua, e forse questa tomba era un punto su questo circuito. Ovviamente sopra qua abbiamo purtroppo per piccola evidenza, ma c'è una grossa probabilità che sopra qui, se tu segui i modelli normali, c'era un'altra chiesa, forse con altare, e si passa dentro, si passa sopra o dentro, e poi si fa in avanzo qua. La cosa spaventosa, e per Marazzi questa è una cosa strana, la cosa spaventosa è che questo era un cimitero, è un cimitero con tutti i blocchi sulla pianura, proprio lì. Allora, qualcuno entrando qua ha camminato sopra Abate Giosuè, sopra Talarico, sopra i monaci e sopra diversi livelli di questo. È proprio difficile, ma entrando proprio sopra, prima di entrare dentro la chiesa. C'era un'altra parola, c'era una serie di punti referenziali qua, molto particolari, soprattutto collegato alla memoria di varie tombe. E forse queste tombe sono proprio tombe particolari per creare punti fissi in un ciclo particolare. Non so. Sì. C'erano tombe, un piccolo gruppo di questo tipo esisteva proprio accanto al palazzo. C'era precisamente la stessa cosa accanto parte del palazzo, cioè una riflessione di due parti, quella piccola, quella grande. Ci sono centinaia di tombe qua. Un'altra cosa molto interessante qui è che accanto accanto alla porta, a destra la porta, c'era Talarico. Abbiamo trovato la tomba, lui era abate 817 fino 23, e l'altro lato c'era Giosuè, secondo il cronaca. Ma noi abbiamo trovato un buco, precisamente come il cronaca disse, cioè loro hanno deciso che Giosuè era l'architetto di questo e l'ho preso quando hanno costruito la nuova abbazia, lasciando lui, Talarico, qua. Allora la storia è un tipo di sampling, è un tipo di campione, perché loro, Talarico forse è importante, anche lui, è Epifanio, ma seguendo il cronaca hanno deciso che Giosuè era importante e lì c'è soltanto un buco. È buffo, no? Ora, una cosa però bisogna precisarla. Tu, Richard, hai scavato uno dei più grandi monasteri europei. Cioè, non è... replicare, cercare la replica di questo modello un po'
poi in tutti i monasteri in giro per l'Italia è difficile. Questo è un monastero a livelli di Fulda, Prum, dei grandi monasteri europei d'origine regia. Questo è un complesso straordinario. Però è bello che le dinamiche che noi riscontriamo nei semplici villaggi, nei contesti che scaviamo, eccetera, in grande scala e su alto livello, però si ripetano anche su strutture di questo livello. Perché, diceva prima Giovanna, infatti io mi stavo per riagganciare a quello, l'ottavo c'è la fioritura di questi grandi monasteri, medi, grandi monasteri, questi grandi enti economici, perché enti economici lo sono un po' in tutta Italia, le aristocrazie che fanno corsa a fondarli, aristocrazie regie da una parte, aristocrazie terriere dalle altre, le dotano, sappiamo bene gli escamotage, parte sono scamotaggi fiscali, parte sono, cioè gli storici hanno ben spiegato questi motivi, parte garantirsi l'integrità della proprietà, l'integrità della proprietà familiare, parte istanze religiose vere, eccetera. Però infatti è nell'ottavo che noi cominciamo a trovare, come Giovanna prima ha cominciato a dire, primi segni di gerarchizzazione nei contesti rurali che scaviamo. Perché i primi segni seri, veri, di gerarchizzazione, e sono con la matura età longobarda, quando vengono fondati i monasteri. Quindi, se il VII secolo, ora vado un po' più indietro, sembra ancora una fase in cui o ancora non riusciamo a riconoscere gli indicatori archeologici giusti, possibile, o non è successo niente, nel senso è una vita abbastanza comune, è nell'ottavo che queste aristocrazie cominciano veramente ad essere qualcuno, a avere mezzi economici che si sono formati. Per questo Chris, ricollegandoci alla lezione di ieri, parla di aristocrazie deboli per l'età longobarda e le vede crescere piano piano con la matura età longobarda, via via ci si avvicina al 774, all'anno 774, e allora c'è la fioritura di questi grandi complessi. Allora si vedono in un'ottica più piccola nostra tutti questi villaggi che cominciano a essere gerarchizzati. Una gerarchizzazione che poi, con i rifacimenti che te hai nel nono, col cambiamento, le officine, il controllo, eccetera, eccetera, a noi ci risulta, nei villaggi rurali che scriviamo, con un controllo ancora più feroce sulle persone e sulla produzione. Poi su queste basi nascono i castelli. I monasteri hanno altre storie, questo purtroppo sono arrivati i mammali turchi, hanno frenato la crescita e l'evoluzione, che forse si poteva anche vedere archeologicamente, no? E capire bene cosa succede poi in fondo in questi monasteri, perché anche in questi monasteri abbiamo, anche quando sono ben studiati e ben scavati, abbiamo fasi di cesura nei momenti dello sviluppo, come il caso di Don Oratio. Una cosa significativa, e poi se no monopolizzo il microfono a Federico, è che con la fase di nono, come ben Giovanna ha detto e come te gli hai ripresentato un assist, è che si cominciano a vedere investimenti anche in manovalanze specializzate all'interno degli insediamenti e quindi anche dei monasteri, perché le macchine da Malta, e le stiamo trovando un po' da tutte le parti in questo momento, le macchine da Malta, cioè adorati per prima, è uscita a Mirandolo, escono in vari monasteri, sono stati trovati, scambiati come fonti battesimali in contesti vicino a Lucca, ma sono macchine da Malta che sono state utilizzate, ce le hanno presentate a lezione, sì. Oppure sono state scambiate in altri monasteri, al San Salvatore a Baiano è stata trovata una macchina da Malta fantastica di età carolingia, scambiata come macina per il tannino da mettere nel vino. Cioè, però guarda caso, vista anche una mappa distributiva che è stata presentata al congresso di Medieval Europe quest'anno, compaiono quasi tutte le età carolingia. Quindi è proprio in questa fase che cambiano le cose. Conclusione, maggior potere sulle persone, maggior controllo sulla produzione, maggiori risorse per sviluppare un nuovo tipo di proprietà e di economia. Sì, una cosa soltanto, riallacciandomi al discorso più economico
di cui ha accennato Marco, ti volevo chiedere, nelle due fasi, diciamo, del monastero privato e poi del monastero pluriprivato, se così si può chiamare, che tipo di rapporto economico, cioè, instaura il monastero con le terre, cioè che tipo di sfruttamento? Perché per esempio qui non si vede nessuna struttura di accumulazione della ricchezza, per esempio granai o cose di questo tipo. Cioè hanno effettivamente un ruolo economico attivo nei confronti, per esempio, di tutte le terre che gli sono donate, oppure diventano, perlomeno e sicuramente nella prima fase, soltanto mezzi di ostentazione del potere, della ricchezza? Cioè hanno un ruolo economico attivo e da cosa, se si può vedere a livello archeologico? Perché per esempio, dalla tua interpretazione, anche le officine sostanzialmente hanno un ruolo marginale, cioè legato essenzialmente alla ritualità, alla frequentazione di questo centro. Questa è una buona domanda e, per dire la verità, è un'altra conferenza, un'altra lezione. Ma in sintesi, sotto all'inizio del nono, forse alla fine dell'ottavo, sotto l'atrio c'era una sequenza in cui abbiamo trovato le officine per fare questo grosso progetto, cioè una fase con un grosso fornace per tegole, poi una fase per fare metalli, diversi fornaci, parecchi diversi, poi in fase per fare vetro su una scala immensa con rifiuti dappertutto, in cui c'era anche pezzi di vetro dentro lo smalto calcare, dappertutto. Tutto questo è stato concentrato sotto e forse è stato in produzione soltanto per il monastero e la costruzione. Poi abbiamo questa fase qua e quello, sicuramente in cui hanno preso quelli maestri che hanno fatto i vari tipi di lavoro e hanno continuato di fare il lavoro sicuramente per il monastero. Cioè, la prima fase, il primo elemento di questa quinta fase di San Vincenzo è chiaramente una fase in cui c'era produzione per se stesso. Ma no, e addietro abbiamo trovato un mucchio di rifiuti in cui c'era vetro, avorio, ossia 30.000 frammenti di ossi animali, per fare oggetti in ossi, ma credo soprattutto per sostenere il monastero. Io credo che questo è cambiato e parlerò nel futuro di questo. Io credo questo è cambiato dopo il 840, quando c'era una produzione molto più bassa qua, di smalto, di metalli, questo Camberlugo, prima metalli e poi è stato abbandonato e è divenuto per un periodo granaio. Cioè qua è stato fatto nell'officina collettiva una zona particolare per fare regali basato sulle tradizioni di produzione che è stato qua prima, cioè un fame per vetro e altre cose. Allora, se è così, e questo è giusto, e questa è un'ipotesi, e in un'altra lezione io si illustrò con tanti dispositivi, se è così, Marco ha ragione, e il borgo è molto molto importante, e qui sappiamo pochi, perché abbiamo fatto due zone di scavi di emergenza dopo la soprintendenza, devo dire più, e poi ho fatto un piccolo trincea qua
in cui abbiamo trovato vetro e scarti di un, e rifiuti di un fornace per fare ceramica. Cioè, io credo qui c'è a una fase, forse quando il monastero ha cambiato direzione per fare produzioni, per mercati periodici, per la zona, per le gente qua. Perché tu devi credere che i rifiuti sono vasti di materiale quando si trova. E questa è la tragedia dei scavi recenti, perché non hanno studiato bene questa roba. Vicino il ponte della Zingara hanno trovato proprio un mucchio immenso di rifiuti di tutto questo tipo. E lì, se tu vai lì oggi, si vede pieno di rifiuti del nono secolo, lasciato all'aperto, lasciato per i pecori che stanno lì e altri che stanno visitando questo posto abbandonato. Per questo motivo io sono arrabbiato, perché Marco ha ragione. Se si può collegare questo tipo di produzione con l'interpretazione dello spazio, avremo un'interpretazione economica, sociale molto forte. E l'evidenza c'è. Questa è una buona domanda, perché chiaramente io credo c'è un cambiamento, ma la cosa impressionante soprattutto a San Vincenzo è ci sono forse questi piccoli reticelli, questi piccoli, come si dice, elementi per fare la decorazione su vetro, si chiama in inglese reticelli rods, c'è forse, non lo so, 4.000, il rifiuto, cioè la costruzione di questo concetto privato è stato basato sull'appropriazione di signore che hanno avuto la tecnologia a mani sue per farlo, forse da Costantinopoli, forse da Roma, ma maestri che hanno avuto questa capacità. E stiamo vedendo un cambiamento fra quella situazione e una situazione feudale dove c'era dentro il monastero, lì o lì, la capacità di fare produzioni più normali, rigorose. Solo un'osservazione, però mi sembra importante che tu hai sottolineato una sorta di respiro europeo a questa cosa. Cioè, per la prima volta dopo secoli si torna ad avere dei processi che hanno un ritmo europeo. E mi sembra particolarmente interessante questa proposta di Eigenkirche, sostanzialmente, di un modello che si ritrova qui Sgrana, ma si ritrova anche molto prima, che a sua volta ha i suoi ascendenti nell'architettura palazziale tardantica. Mi sembra però ancora più intrigante questa scansione interna all'età carolingia. Confesso che ho sempre visto una divisione abbastanza netta, età longobarda, età carolingia, e ascritto all'età carolingia tutto quello che era novità, sviluppo, crescita. Mi sembra che invece a focalizzare un po', a zoomare più da vicino, emerge che anche nell'età carolingia c'è un andamento. Ecco, questa forse è una palla che ritorna nel campo di chi scava in altre aree d'Italia, ma credo anche nel campo dell'indagine documentaria, cioè andare a vedere se questi processi, se questo respiro europeo in qualche modo ha un ritmo comune in tutte le zone o meno. Il fatto però che in questo periodo si sviluppi questo benedetto, maledetto sistema Curtenze, in realtà forse questa è solo la punta di un iceberg, una parola documentaria di un processo molto più vasto, di cui noi ora cominciamo a cogliere tutta una serie di aspetti che prima non ci sfuggivano, che quando
nell'88, 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, furono proposte queste prime buche di Palo di Montarenti, con disappunto di molti storici che ancora continuano a non crederci, peraltro. Mi sembra che ora stiamo andando a valutare delle microcesure, un ritmo interno a un periodo che comunque a questo punto vediamo generalmente di crescita, periodo in cui, inutile negarlo, la Chiesa ha giocato un ruolo centrale, sia nelle campagne sia nelle città. Il fatto che nella Toscana meridionale la fase di cristianizzazione delle campagne, quella chiara, visibile, evidente, un po' sia sul lato documentare che sul lato archeologico, sia di età carolingia, anche questo forse ci dice qualcosa. Sì, va bene, io sarò breve, perché questa anche è un'altra lezione. Nel senso, quando ho scavato qui, cominciando nel 1980, io pensavo come i carolingi, più come i tedeschi, creando un impero e poi un centro e un periferi, si dice. Io credo McCormick e Wickham ci hanno offerto un mondo molto più sottile, con più conoscenza delle configurazioni del mondo. Allora, due osservazioni brevi. Prima, Grimoaldo III ha passato 3 anni ostaggio a Aquisgrana. Cioè lui aveva una conoscenza di Benevento, ma anche di Aquisgrana e il freddo lì. E allo stesso momento le costruzioni. Cioè lui aveva in suo cervello un modello. Si dice che Joshua era franco anche, ma io non credo. Credo stiamo vedendo un tipo di ipotesi di un principe che era beneventano, ma voleva essere un carolingio, un franco. Cioè questo è più complicato. Si dice in inglese, oh, wannabe, come Wallafri. Sì, esatto. 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 Ma il secondo punto qua, per aggiungere un punto finale, altrimenti questi poveretti saranno dormendo qua, l'ultimo punto è, io credo Grimoaldo ha imparato di un maestro. Perché San Vincenzo è qui? Il maresciallo mi ha detto, nessuno viene a Molise e mi ha arrestato come terrorista, un tipo di George Bush, pensando che Molise è fuori mondo. E chiaramente un punto importante, è stato costruito precisamente allo stesso momento di Monte Cassino. Perché? Perché il Papa a quel momento e il Ducato di Spoleto voleva tutti questi territori fra il Liri e il Sangro. È chiaro, Gaspari e altri hanno scritto tanto su questo. Allora Grimoaldo, per resistere a questo, ha costruito 2 fortezze. Fortezza di un tipo particolare. È una soluzione molto chiesale. Perfetto, sì, 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 un po' cristiano, sì. E allo stesso momento si vede chiaramente la tecnologia dentro, ma ci parleremo di questo la prossima volta quando torno. La tecnologia non è una tecnologia, non è una tradizione, operazioni della zona, è sicuramente una tecnologia presa dai bizantini, ma la forza di Grimoaldo, secondo gli storici italiani, era come un blocco, come una forza da parte dei carolingi contro i bizantini. Perché? E si vede questo chiaramente a Butrinto. Da questo vero momento, la produzione della ceramica e forse altre cose in Italia bizantina è ricominciato. Cioè
Italia bizantina era un punto importante dalla fine dell'VIII secolo. E se tu leggi la storia di Grimoaldo, ogni anno c'era una campagna contro i bizantini sui confini sud. Allora, queste erano fortezze per creare un pace sul nord e lui ha passato il suo tempo sul sud perché i bizantini erano ricominciando di reinvestire in Italia e sfruttare bene l'Italia. Se questa evidenza è giusta, ma questa è forse la lezione di domani. La prossima volta!